Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale della coppia che scoppia vlog. Siamo tornati dai nostri amici di Red Equip a Vercelli, perché io voglio fare un'altra pazzia, e cioè tornare. Lui è il mio barbiere preferito, con la barba preferita. È un video molto importante perché dopo 2 anni in cui io la pregavo, torna del colore, del tuo colore naturale, torna del tuo colore naturale, mi ha sempre detto di no e adesso si è decisa, tornerà castana. Un applauso dalla regia. Io gliel'ho sempre detto che sarei tornata quando lui avrebbe smesso di rompermi l'anima, e infatti ora ha smesso e io tornerò dal mio colore. Ragazzi, per i maschietti una lezione di vita: lasciate stare le donne, tanto non vi ascoltano. Esatto. Fidanzatevi proprio. Non fidanzatevi. Fidanzatevi proprio. Oggi stiamo ufficialmente per tornare castani. Che cosa ne pensi? Finalmente, ragazzi, sono 2 anni e mezzo che le rompo le scatole. Sono 2 anni che Mirko mi chiede: per favore, torna castano, per favore. E io gli dico: no, no, quando smetterai di rompermi le scatole, quando non me lo chiederai più, quando sarà una scelta mia, succederà. E infatti è stata una scelta mia. Rosso, addio. Addio. Sei contento? Sì. Stiamo preparando il colore. Io non sto facendo niente come al solito. Chi riconosce Laura me lo scrivo qua sotto nei commenti. L'avete già vista voi, anche Samu l'avete già visto. No, Nico non è giusto, cioè lui si riconosce lontano di me con quella barba. Secondo me ti riconoscono, Laura. Ora Laura sta mettendo la farina. Come procede? Procede bene, anche se è ritornata la cliente che è sia social che pretenziosa che spettegola. Ecco, infatti. Tu sei tutte le categorie del video. Tanto guardate Samu, guardate la classe, guardate la professionalità. La panza, la panza, eccola lì. Fai vedere la panza. Non è che ti devi sforzare, eh? Come non puoi dirlo, tu la guardi, stai. Guardate qua, tra 9 mesi, comunque Ali, questo colore che hai adesso è veramente imbarazzante. Una cosa inguardabile. Sembra tipo arancione, viola, castano, bianco, viola, giallo e paglia. Poi prugni con i punti. Ma ora non sembra un cocker, serio, guardami. Sembri un cocktail. I cocker, ah, ho capito, sembra un cocktail. Non vedo l'ora che tocchiamo. C'ho un brufolo nel naso. Non li fa più castani, li fa color vernice, guardate. Vernice? Sembrano vernice. Ah, ho capito che sembrava vernice. Sì, io. Sembrava proprio vernice. Ma non mi fai i primi piani che c'è i brufoli? I primi piani, è vero? Vado da dietro, ma toh, guardate, ecco, che... Bravo. Quindi sono castana e sotto bionda. Sì, adesso dobbiamo fare una cosa ancora. E vai, mi piacciono le cose. Tiriamo un pochino questo colore... Che brava, che paziente che sei, Laura. Hai chiamato Lalla. Però è bello, è Lalla. Sì, affettuoso, è bello, se non hai una mamma che ti viene al supermercato. Lallina, la bananina. Ah, la parte più bella. Con Lallina che mangia la bananina. Quanto siamo state al lavello? Tanto? Sì, mezz'oretta. Mezz'oretta buona, ha messo 1000 prodotti, 1000 cose. Non so se riuscite a vedere, ma c'è un po' di biondo. Sono super contenta. Laura fa miracoli. Lo amo tantissimo. È amore! È amore a prima vista. Tornata del colore originale. So che sono un pochino biondini, ma il mio colore è quello sopra. Laura ha fatto magie anche stavolta. Piccolino mio liscio, il mio liscino. Allora, siccome Mirko è pelato, cioè... No, io sono quasi pelato. Quasi pelato. Quasi pelato. Devi specificare. Stiamo facendo un'anticaduta. Purtroppo l'anticaduta serve soltanto per rallentare la caduta. Però io un giorno inventerò la ricrescita. Praticamente una fiala che tu metti e ti ricrescono. Ma sì, che figo. Adesso mi ingegno. Diventi ricco. E poi facciamo crescere i capelli a Mirko. Pagherei quella fiala anche 10.000 euro. Ti metti sta fiala e ti svegli la mattina dopo con tutti i capelli. Come l'erba nei prati. Ok. Allora, sto iniziando a bruciare tutto. Però Laura mi ha detto che è normale. Allora ragazzi, Mirko ha della nebbia in testa. Ma sto andando a fuoco, te lo giuro. È normale che bruci così? Sì, assolutamente. Cos'è sto fumo?
anticaduta come se non ci fosse un domani. Oh mio Dio, io ho paura. Amore, ha detto che fa bene. Ah, è bollente, ma brucia fortissimo. Ma non... anche se lo metto sulle mie mani brucia. Ah no, cioè, le mie mani non brucia. Dovrebbe rinfrescarti, eh. Sì, è vero. Nei profili siamo un mondo fantastico perché siamo tutti diversi e abbiamo tutte le nostre idee. Tante, giusto così. Tante teorie ci sono. Sì. Li vedo già più ricrescere. No, però è una figata. Questo si chiama Micronizer. Praticamente cosa fa? Spara la fiaba anticaduta. Ok. Ad alta pressione nei cuori, quindi si presume che venga assorbita meglio. Abbiamo una nuova dipendente assunta, sta ramazzando per terra. Alice che ramazza. Adesso vi farò vedere Alice cosa sta facendo in questo momento. Brava Alice, fai qualcosa di utile per l'umanità. Niente ramazza in terra. Brava Alice. Grazie, grazie, lo so. Brava, almeno qualcosa di intelligente stai facendo. Dove l'ho butto, Laura? Deve guadagnarsi la pagnotta Alice. Madonna, ti ho fatto una ripresa da osso. Lascia un commento, metti mi piace. Cosa ti costa del che sei capace? La coppia che scoppia. Se il video ti è piaciuto, lascia un commento e iscriviti al canale. La coppia che scoppia, sono come noi. La vita di coppia vissuta dall'eroe. La coppia che scoppia, è un'esplosione. Mirko ed Alice dentro il nostro cuore.